Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Finalmente registro il video Ask. Scusate se ho tardato un pochino, però come vi ho già detto nell'altro video, è ricominciata l'università, è ricominciato il lavoro, quindi tempo zero, anche perché bisogna leggere le domande, montare il video che è lunghissimo. Infatti credo che questo lo dividerò in due parti, così cerco comunque di rispondere a più domande possibili. Per questo motivo, dato che avete lasciato più di 500 domande tra Instagram e YouTube, direi di partire subito. Finalmente posso registrare il video Ask con la macchinetta, quindi posso leggere le domande direttamente dal mio telefono, che è perennemente in questo stato, ma è una gioia ovviamente. Partiamo dalla prima domanda. Linda Soffiatti mi chiede: secondo te le bambole reborn possono curare definitivamente la depressione legata alla voglia di avere figli? Ciao Linda, grazie per la domanda. No, secondo me possono magari farti stare un po' meglio, nel senso che magari prendi in braccio la bambola, la vesti, alcune le portano anche a passeggio, però secondo me quel vuoto del figlio che magari non sei riuscita ad avere ti resta sempre. Barbie Mora, o Mora, boh, mi chiede: hai mai pianto per una critica? Il voto più basso che hai preso a scuola? Sei mai andata in presidenza? Allora, mai pianto per una critica? No, non ho mai pianto, non perché non me ne freghi niente, ma perché le cose per cui piangere sono altre. Alla fine chi mi fa le critiche non mi conosce personalmente e la critica quindi è basata al video, perciò cioè, ci sta, non mi interessa. Poi quando fanno delle offese, sono appunto offese fatte, cioè da chi? Io non vi conosco, come voi non conoscete me direttamente, quindi sono sempre commenti che rimangono un po' superficiali, cioè per me quando spengo il computer i commenti finiscono lì. Il voto più basso che ho preso a scuola è stato 1,5 in latino, addirittura ce n'è meno 2, 1,5 me lo mise proprio per farmi capire che avevo fatto un compito praticamente in bianco, avevo scritto il nome e lei mi disse che mi aveva messo 1,5 perché avevo scritto correttamente il mio nome. Molto carina. Mai andata in presidenza? No, mai. Per fortuna no, a livello di comportamento a scuola sono sempre stata abbastanza equilibrata. Ah, ora non dico chi mi ha fatto questa domanda perché me l'avete fatta praticamente tutti, e dico tutti. E la domanda è: sei fidanzata? Hai mai avuto delusioni in amore? Come hai reagito nel superarle? Allora, in realtà questa domanda me l'avete fatta anche nei precedenti Ask, me l'avete fatta durante alcune live che ho fatto così su YouTube, ma l'ho sempre ignorata, cioè volontariamente ho deciso di non rispondere. Perché non sapevo cosa dirvi, nel senso che con praticamente il mio fidanzato ci sono stati vari tira e molle, quindi in un momento ero fidanzata e il momento dopo non l'ero più, perciò non vi ho mai dato una risposta perché non ero nemmeno io convinta di quello che vi avrei potuto dire. Diciamo che in questo momento sì, sono fidanzata, però ripeto, le cose ancora non sono ovviamente al 100% stabili, però questo è un periodo in cui ci sto, quindi sì, rispondo a questa domanda. Delusione in amore? Sì, ovviamente sì, e ancora forse ne capiteranno, quindi non lo so, ma sì, purtroppo sì, ma ritengo che alla nostra età tutto si può superare al meglio, perché appunto essendo giovani dobbiamo solo pensare che abbiamo tutta la vita davanti per essere felici. Quindi se una cosa sta andando male in questo periodo non dobbiamo abbatterci, perché sicuramente arriverà anche il nostro momento, arriverà anche una mosca, scusate, arriverà anche per noi il momento di essere felici, di avere il partner giusto o la partner giusta, quindi supero tutto. Certo, in un primo momento è chiaro che ci stai male, però poi superi tutto con la positività e cercando di fare forza, tenendo conto che ancora siamo giovani e abbiamo tutta la vita davanti. Ma anche per le persone un po' più grandi, alla fine non esiste solo l'amore, la vita comunque ti può dare tanta soddisfazione in tanti altri ambiti. L'amore è molto importante, è molto bello, ma puoi essere soddisfatta dal tuo lavoro, puoi essere soddisfatta da un hobby, puoi essere soddisfatta dallo sport che pratichi, quindi bisogna sempre trovare l'alternativa. Se una cosa non ti sta facendo stare bene, fai altro. Sembra semplice da dire, lo so che poi è difficile mettere in pratica, però cercare di pensarla così rende le cose un po' più semplici. Alessia Cortelletti mi chiede: farai raduni fuori Lecce? Ti adoro, puoi salutarmi, ciao Alessia. Sì, spero di farli, chiaramente non adesso. Il mio canale ha da poco raggiunto i 27.000 iscritti, e che comunque è tanto, ma non è tantissimo, perciò
E magari è tanto da poterlo fare qui nella mia città, però da spostarmi fuori forse ancora un po' presto perché non so quanta gente magari potrebbe venire, quindi magari farvi scomodare a voi e poi magari dover annullare tutto perché io non ce la faccio a venire per un motivo X, cioè quando invece magari le cose saranno un po' più grandi, saranno un po' più serie, sicuramente sì, perché io a parte che amo viaggiare e poi mi piace proprio incontrarvi. Tra l'altro, mi è capitato già quest'estate di incontrare alcune di voi, dolcissime, l'ultima è capitata praticamente oggi che sto registrando il video. Ed è capitata una cosa strana, tra l'altro la saluto, e si chiama Nicole, un grande bacio. E questa ragazzina era in macchina con il papà al semaforo, quindi io, lei, così, alla, in macchina. E vedo che queste due bambine, la lei e la sorellina piccola, mi hanno salutata dal finestrino. Io lì per lì le ho salutate, ma perché anche io quando ero piccola mi mettevo a salutare le persone dai finestrini senza un apparente motivo. A un certo punto io avevo il finestrino abbassato, sento loro che schiamazzano, fanno qualcosa, però poi il semaforo è diventato verde e sono ripartita. A un certo punto mi arrivano dei messaggi sulla mia pagina Facebook. E il padre di queste bambine praticamente mi ha scritto: per favore, noi stiamo provando a seguirti, se ti puoi fermare così facciamo una foto. Infatti, io poi mi sono fermata, ho fatto la foto con Nicole e l'ho anche pubblicata sulla mia pagina e su Instagram, quindi andatela a vedere. E lei super dolce, ci siamo abbracciate. Lei tra l'altro era a Lecce, ma non è di Lecce, quindi comunque mi fa sempre uno strano effetto vedere che anche gente fuori dalla mia città mi riconosce, cioè. È bello, quindi anche per questo motivo sì, ovviamente farò anche raduni fuori. The Music mi chiede: qual è il tuo colore preferito e il tuo nome? Il mio nome è Giorgia, lo ripeto anche se l'ho già detto in altri video. Il mio colore preferito, a me piacciono tutti, però se proprio proprio dovessi scegliere, mi piace tantissimo, beh, il rosa, però non è quel rosa forte, quel rosa molto tenue, rosa pastello, il verde chiaro, sempre pastello. E l'azzurro sempre pastello, quindi colori pastello, quelli molto da bebè, ecco, diciamo, mi piacciono tantissimo. Desho Junior, non so come si pronuncia, mi chiede: vorresti avere un bambino o bambina? Maschio o femmina? Allora, sì, vorrei ovviamente, cioè praticamente io non vedo l'ora, si può dire che vivo aspettando quel momento. Vorrei avere prima una femminuccia e poi un maschietto, ma chiaramente anche se capiterà il contrario, va bene, uguale, ci mancherebbe. Però se potessi scegliere vorrei prima una femminuccia. Alessia Pecce mi fa una domanda molto carina, infatti a questa voglio rispondere, e mi chiede: se un giorno ti svegliassi e ti ritrovassi in un'isola in mezzo al mare, quali sarebbero le 5 persone famose che sicuramente sarebbero lì con te? E poi quale youtuber maschi segui? Allora, come youtuber maschi seguo Leonardo Di Carli, poi il più recente YouTube fa cagare, che non so come si chiama sinceramente. Poi fatemi pensare. Wilbush, seguivo Wilbush. E poi, vabbè, non so se posso considerare youtuber, MrBeast, insomma, quelli lì mi fanno morire da ridere, quindi li adoro. Poi, in un'isola deserta, allora, ho 5 persone famose da scegliere. Allora, sicuramente sceglierei alcuni personaggi di Grey's Anatomy, ovvero Meredith, la protagonista, Derek, ovviamente, Amelia, la sorella di Derek. Poi sceglierei Jennifer Lopez. E Alessandra Amoroso, che è sempre nel mio cuore, cioè lei ci deve essere chiaramente. Quindi con queste 5 persone qui. Valentina Marahi, non so come si legge, scusate, mi chiede: cosa pensi di quelli che dopo essere diventati famosi smettono di rispondere ai commenti dei propri fan? Allora, Valentina, in realtà io inizialmente anche mi ponevo questa domanda, dicevo: scusa, ma perché questa persona io gli faccio il commento e non mi caga? Alla fine la seguo, perché non mi caga? Perché mi snobba così? In realtà, non dico che ora capisco, ma quasi, nel senso che già io adesso faccio un po' fatica a rispondere a tutti. Io quando ho aperto il canale, che avevo tipo 100 iscritti, 200, io rispondevo, pure se una persona mi metteva la faccina, lo smile, quello così, col bacetto, io gli rispondevo. Adesso magari faccio una cernita, magari adesso rispondo a chi mi fa una domanda, rispondo a una critica costruttiva, rispondo a chi magari mi ha scritto un commento molto bello, tipo grazie a te, oggi ho avuto una bella giornata, che ne so. Già, la puttana delle campane di... Quindi ora invece che ne ho
diciamo molti di più, già faccio più fatica. Perciò immagino una persona, che ne so, una come Greta Menchi, che ora ha oltre 1 milione di iscritti, come fa a rispondere a 17.000 commenti, 20.000 commenti a video? Cioè è impossibile, questa cosa dovete provare a capirla. Sembra quasi una cosa snob. Sembra quasi una cosa cattiva, ma in realtà, giustamente, se risponde a te, poi non risponde a un'altra, quell'altra ci rimane male. Quindi magari non risponde a nessuno e cerca magari di fare video ASCO, comunque quando fa i raduni, cioè, purtroppo sembra una cosa negativa, però è che è matematicamente impossibile riuscire a stare dietro a tutti i commenti. Poi quanti anni hai? 20? Devo farne 21 a dicembre. Claudio Nuti mi chiede: ti è mai capitato qualcosa di strano dopo aver acquistato le bambole? Allora, no, per fortuna, perché altrimenti io mi sarei trasferita in Lapponia e le bambole avrei scaraventate nel più profondo degli oceani. Per fortuna no, sono sempre state lì immobili come le metto io. L'unico episodio, diciamo, divertente, più che strano, che mi è capitato è che mia madre stava ripulendo uno scaffale in camera mia e io sullo scaffale avevo posizionati i Minion che si trovavano negli Happy Meal del McDonald's, quindi i pupazzini che praticamente avevano dei suoni. E io, avendolo comprato l'Happy Meal, avevo messo questo pupazzino lasciando la batteria accesa, quindi non l'avevo spento. E questi pupazzini, se tu li muovi, fanno tipo la risatina, una cosa così, non so, riprodurla. Allora mia madre stava spolverando nella stanza dove appunto ho le Reborn, e a un certo punto muove la mensola e questo Minion fa, fa questo suonetto. E mia madre si è impanicata, si è uscita dalla stanza, mi ha chiamata immediatamente dicendomi che la bambola ha pianto. Allora io mi sono uccisa di risate perché avevo subito capito fosse stato quello, perché, cioè, comunque, una che mi dice sto pulendo la mensola e la bambola ha pianto, ho subito capito e ci siamo poi ammazzate di risate, quindi questa, diciamo, è stata l'unico episodio divertente per quanto riguarda le bambole finora, per fortuna. Quale canzone secondo te rappresenta di più Grey's Anatomy? E questa me la fa Chiara. Allora, la canzone che per me più rappresenta Grey's Anatomy è Chasing Cars. Per me quella, cioè io quando sento quella, anche solo una nota di quella canzone, la pelle così, quella è la canzone di Grey's Anatomy, cioè tutta la vita quella. Tra l'altro, molti di voi mi chiedono, fai un video che parli di Grey's Anatomy? Sì, lo farò. Lo farò, ma sto aspettando perché voglio fare un video molto speciale, cioè non voglio semplicemente mettermi e raccontarvi come è nata la mia passione, eccetera, eccetera. Voglio fare un video speciale, quindi ci sto lavorando, sto mettendo un po' le idee, quindi questo video ci sarà tranquille. Eva Lumini mi chiede: dove possiamo inviarti dei pacchetti? Allora, io ancora non ho aperto una casella postale perché ancora nessuna di voi comunque mi ha chiesto di mandarmi letterine o regalini, cose da far vedere nei video. Ancora no, quindi nel momento in cui magari avrò tante richieste, aprirò una casella postale dove voi potete mandare quello che volete in modo che io possa farvi pubblicità se avete negozietti online o se vendete qualcosa. Insomma, sono sempre disposta a fare questo perché penso che la creatività, l'arte, ma anche semplicemente una letterina ricevuta da voi, per me sarà la cosa più bella che mi possa capitare, quindi sì, probabilmente l'aprirò. Poi, Daniela Policarpi mi chiede: come ti sei trovata al liceo delle scienze umane? Allora, ho fatto un video a riguardo, infatti, guarda, te lo lascio qui, Daniela, proprio qui da qualche parte, quindi vallo a vedere che parlo della mia intera esperienza a scuola, quindi dalle medie al liceo. Fai un video delle tue cover? In realtà ho tipo due cover, una trasparente che l'ho messa da parte perché si è tutta ingiallita, e questa perché non sono una grande compratrice di cover. Poi Dede LOL mi chiede: cosa ti ha motivato ad iniziare questo percorso su YouTube? Allora, mi ha motivato la mia voglia di parlare con un pubblico maggiore rispetto a quello che possono essere i tuoi amici. Nel senso che tu magari una tua idea la puoi dire ad un'amica, due, tre, però io avevo proprio bisogno di poter parlare con molta gente, quindi con voi. Quindi ora voi siete 27.000 persone, io so che sto parlando con 27.000 persone, voi mi date le vostre risposte, le vostre idee, quello che pensate, e questa per me è una cosa bellissima, e quindi questo è stato il motivo per cui ho aperto il canale. Tra l'altro, rispondendo anche a domande che sicuramente incontrerò dopo, alcune di voi mi chiedono: ma perché nel tuo canale parli molto di altri?
Ragazzi, il mio canale nasce appunto per dire la mia, e la mia appunto la dico sulle cose che succedono all'infuori di me, perché non mi metto a parlare del perché ho mangiato un'unghia io, metto a parlare del perché Tizia si è mangiata l'unghia sua, no? E dico la mia opinione. E una ragazza l'altro giorno mi ha scritto che io faccio poco conoscere me su questo canale, perché do più spazio ai video dove parlo di altri. In realtà io non credo che sia proprio così, perché secondo me, quando io parlo di un'altra persona e do una mia opinione, in quel momento voi state conoscendo me. Perché io vi sto dicendo quello che io penso a riguardo di un determinato fatto e quindi voi di conseguenza state conoscendo una parte di me. Quindi, boh, mi dispiace quando mi vengono dette queste cose, che faccio troppi video dove parlo di altri, perché prima di tutto non è vero, nel senso io faccio tanta varietà di video, perché il mio canale ancora non ha un tema fondamentale, principale. Perciò mi piace fare un po' di tutto e mi dispiace quando magari questo tutto non viene sempre apprezzato. Mi chiedete, farà il mio tag amico peloso Valeria Donetto? Allora, lo farò. Il problema è che quel cane di cui vi feci un video tempo fa, e vi lascio anche quel video qui da qualche parte, quel bellissimo cocker che adesso è anche cresciutissimo, non è proprio materialmente con me a casa. C'era appunto una zia, quindi probabilmente quando la vedrò farò qualche ripresa, così ve lo faccio vedere come è diventato grande. Diletta Graziosi mi chiede perché come facoltà all'università hai scelto psicologia e non psichiatria. Allora, ho scelto psicologia perché, per quanto riguarda me e l'esperienza che io vorrei vivere, mi piacerebbe di più avere a che fare con persone che possano rispondere coscientemente alle domande che gli faccio, comunque problemi di vita quotidiana, insomma, persone tra virgolette come me, che possono avere problemi di tutti i giorni, piuttosto che un paziente psichiatrico che invece ha bisogno di cure farmacologiche e cose così, che quello è un campo che più mi interessa di meno, quindi ho preferito la psicologia per questo motivo. Camilla F. mi chiede: il tuo sogno nel cassetto? Diventare mamma. Questo è il sogno che supera tutti. Poi rispondo alla domanda che mi fate praticamente anche questa tantissimi di voi. Alcuni di voi già lo sanno perché magari mi seguono dagli inizi, altre persone sono arrivate ora e non lo sanno. Il mio nome, Alice Gray, sì, deriva al 50% da Grey's Anatomy, infatti Grey. Alice non è per Grey's Anatomy, perché in realtà io e l'attrice che interpreta appunto Alice Gray non abbiamo niente a che vedere, nel senso a me quel personaggio mi è piaciuto relativamente, non ho dato il nome al mio canale in sua memoria. Alice perché ho, diciamo, stilizzato il nome della mia amica immaginaria di quando ero molto piccola, che era Elena, quindi ho preferito mettere Alice e poi le ho dato Grey, Alice Grey, ed è solo una casualità che faccia anche parte Alice Grey del cast di Grey's Anatomy, quindi è una coincidenza. Siria Pantaleo mi chiede: come sarebbe il tuo giorno perfetto? Allora, il mio giorno perfetto, se proprio dovessi dire ok, fatemi vivere un giorno da sogno, sarebbe svegliarmi in un hotel di quelli proprio tipo in America, dove ci sono solo vetrate, quindi c'è il letto e c'è tutta una vetrata dove si vede tutta la città. E mi immagino questo lettone praticamente bianco con questa vista, e colazione in camera. E io poi mi sveglio, a un certo punto poi magari mi vesto, c'è una persona che mi sta facendo un massaggio, poi mi preparo, viene a prendermi l'autista e giro tipo con le mie amiche shopping, e poi vado a farmi l'aperitivo e poi la cena, mega spa, poi non lo so, una giornata del genere, tipo di mega, non tanto per il lusso in sé, ma proprio per la cosa di stare lì in America, in quel tipo di ambientazione che vi ho descritto prima. Quello sarebbe veramente un giorno perfetto. Anche se ce ne sono tanti di giorni che vorrei vivere. Quello è un sogno magari di adesso, però tipo un'altra tipologia di giorno perfetto sarebbe visitare il cast di Grey's Anatomy durante le riprese. Roberta Paino mi scrive: ti piace lo sport? Se sì, qual è il tuo preferito? Ah, se già non lo sapete, io appunto insegno in palestra, appunto fitness, mi piace tutto lo sport. L'unica cosa che non mi piace è correre. Io non riesco a correre, c'è una cosa proprio, mi manca il fiato, no, non mi piace, non corro. Però
E poi vabbè, non seguo il calcio, non seguo il basket, non seguo questi sport così, però tutto il resto mi piace anche la pallavolo, però non la seguo, nel senso non l'ho mai fatta, però mi piacerebbe, ecco. Poi mi avete anche chiesto in tantissimi se mai scriverò un libro e io avevo già detto che probabilmente libro come biografia, tipo quelle cagatine, scusatemi il termine, che escono di vari altri youtuber. No, nel senso a me quei libri a mo' di bambino con tutte le illustrazioni, con le scritte giganti così, che praticamente vengono fatti questi libri solo per venderli, non mi piacciono. Cioè, nel senso, sì, probabilmente è carino avere il libro del proprio idolo, cose così, ok, capisco magari le ragazzine che lo comprano, però io personalmente non lo farei mai perché non, cioè, no. Io se un giorno scriverò un libro sarà probabilmente un romanzo o comunque qualcosa che probabilmente nemmeno autobiografica, quindi giusto un racconto, una cosa dove metto i miei pensieri, le mie cose, ma non sarà una biografia, ecco. Se vi farò mai un giorno comprare qualcosa che ho fatto io, sarà qualcosa da qualcosa che vi farà appassionare, voglio proprio appassionarvi come sono appassionata io di tanti libri che leggo e di tanti autori, quindi ecco, nel caso sarà più una tipologia narrativa piuttosto che un'autobiografia con delle foto messe qui lì solo per vendere il libro e per fare soldi. No, questo no. E niente, questa è la fine della prima parte del video Ask. Noi ci vediamo nella seconda parte. Io vi voglio molto di bene, seguitemi sui miei social e iscrivetevi al canale. A domani!